Buonasera, gentili telespettatori, ci ritroviamo ancora una volta per seguire quanto successo nell'arco di questa giornata. L'apertura ci porta a Catania, dove cominciano le scuole, ma cominciano anche i problemi. E sin quando sono problemi di ordine strutturale, passi, si può anche chiudere un occhio, ma non è facile chiudere un occhio quando dentro la scuola o dentro una scuola si trovano delle zecche. Vediamo. Male, siamo andati un po' nel panico perché non sapevamo che fare. Abbiamo esposto la cosa più volte e ci hanno riso in faccia dicendoci che non erano zecche, che eravamo noi esagerati. Terrore tra i banchi di scuola, nel luogo più sicuro e salubre dove lasciare i propri figli, in teoria, perché la pratica è tutta diversa qui al Liceo Artistico Lazzaro di Catania. Movimentato rientro in classe dopo le vacanze per i circa 1.000 studenti dell'Istituto Statale di Via Generale Amelio, siamo Annesima, ed i locali della scuola sono letteralmente presi d'assalto dalle zecche. Il panico 2 giorni fa, quando la sgradita presenza si è palesata in tutta la sua drammaticità. Ma poi qualcuno di voi, studenti, si è ritrovato delle zecche addosso? Sì, allora 2 ragazze sono state morse, una è andata anche in ospedale perché le è gonfiata la gamba. A un'altra ragazza se l'è trovata tutta nei vestiti, larve, uova comprese, quindi ha dovuto spogliarsi tutta e appunto sua madre ha portato il cambio. Altre persone li hanno trovati negli zaini, chi nei libri, chi anche nelle merende dei distributori, quindi siamo completamente invasi. Ieri i genitori, allertati dai figli, si sono precipitati davanti alla scuola. Ci raccontano, dopo aver denunciato l'accaduto alla polizia del vicino commissariato, nessuna comunicazione dai dirigenti dell'istituto. A fatica si è ottenuto soltanto un'uscita anticipata dei propri figli atterriti. Solo in mattinata, oggi, il dirigente scolastico, Gaetano La Rosa, ha fatto sapere che nel pomeriggio l'area esterna è stata disinfestata, per cui resta al momento interdetta. All'interno dell'istituto nessun intervento, invece si sta ancora valutando il da farsi, mentre si fa, si dovrebbe fare lezione regolarmente, ma sono in tanti i ragazzi con assoluto sostegno della famiglia a rifiutarsi di mettere piedi in classe, troppa la paura di fronte all'innegabile emergenza. Ciò che comunque comporta un pericolo, perché questa disinfestazione è stata effettuata senza mettere nessun tipo di avviso, senza avvisare i genitori. Ovviamente una disinfestazione continua, ha un effetto di un veleno che si perdura oltre le 48 ore. Quindi i nostri ragazzi oggi sono a scuola, sono passati dal, come vedete, questo perimetro esterno. Insomma, ci si deve privare di un diritto, quello all'istruzione, pur di tutelare la propria salute. Purtroppo sì, tra l'altro loro non chiudono la scuola dicendo per l'appunto che non possono togliere il diritto dell'istruzione. Non è un caso isolato, era già accaduto in passato. Come mai si è atteso l'inizio dell'anno scolastico e che cosa si aspetta? Ripulire l'intera zona antistante lungo la via, rassegnata al degrado e generatrice di ulteriori disagi e malattie. Quello che vediamo qui all'esterno è anche, insomma, forse la causa principale di quello che avviene poi dentro l'istituto. Insomma, bisogna intervenire a 360 gradi, ma questo non è avvenuto. Sì, la causa ovviamente ora è difficile poterla accertare. Sicuramente l'intervento sulle aree di competenza diversa, la scuola probabilmente non direttamente dal comune, ma le aree esterne sicuramente sì. L'intervento da fare ovviamente è radicale. Noi pensiamo a questa scuola, però credo che la situazione delle scuole su tutto il territorio nazionale sia precario, quindi oltre alle strutture, se si aggiunge anche un'emergenza sanitaria, si capisce benissimo che siamo in una situazione di grande emergenza. E si cerca di evitare l'emergenza a Catania, stiamo cambiando decisamente argomento, per quanto riguarda tutto quello che poi avviene o è avvenuto nel passato quando ci sono delle forti precipitazioni. Andiamo nella zona del torrente Forcile che è stato ripulito a fondo e quindi si dovrebbe stare molto tranquilli. Vediamo. La pulizia del torrente Forcile per garantire la serenità agli abitanti del villaggio Sant'Agata e di tutte quelle aree di Catania che spesso in passato, a causa delle alluvioni e delle tante bombe acqua che si sono susseguite, hanno visto allagare strade, scantinati, ma anche appartamenti a causa dei tappi che durante l'estate si formano lungo i corsi d'acqua. Operazioni preventive da parte del Comune di Catania per scongiurare dunque guai peggiori. Peraltro in
siti, cioè gli alvei, i torrendizzi, non di esclusiva pertinenza del comune di Catania. E abbiamo voluto fare in modo che per quest'anno non ci fossero le ansie degli anni passati, no? Puntualmente queste persone si rubavano l'acqua dentro casa, rovinavano beni e stavano anche preoccupati, anche perché lì c'è una scuola proprio adiacente al letto del torrente, quindi siamo andati in chiave preventiva per la prima volta. Abbiamo bonificato il torrente, abbiamo trovato di tutto, materassi, porte, plastica, cose di tutte le nature. Siamo felici di aver fatto questo lavoro preventivo, i cittadini erano contenti perché non avevano mai visto appunto una bonifica fatta in chiave preventiva. Abbiamo lavorato in sinergia più dipartimenti, protezione civile, manutenzioni, verde pubblico, ambiente, anche in sinergia con la prefettura che ci aveva segnato lo stato di pericolo. Non era una competenza strettamente comunale, però l'abbiamo sentito di fare per evitare appunto insidie alla popolazione, e valuteremo poi di rivolgerci agli enti preposti per appunto chiedere il rimborso di quanto abbiamo speso. Diciamo in parole povere, il forcile è stato stappato. È stato strappato perché poi sotto i ponti si creano i classici tappi che poi fanno allagare quella zona, e quindi togliendo i canneti, togliendo i rifiuti, l'acqua dovrebbe fluire più facilmente e giungere a mare. Questa è la speranza. Poi naturalmente non sappiamo che tipo di bombe d'acqua arriveranno quest'anno, il clima è un po' imprevedibile, però ecco, siamo a posto con la scienza perché abbiamo fatto tutto quanto quello che era possibile fare. Ci sposteremo a breve anche in altri corsi d'acqua perché faremo anche zona Acquicella, vicino anche al cimitero, e stiamo lavorando in sinergia con gli altri enti che hanno al loro interno dei corsi per fare in modo che anche questi siano bonificati, con l'IRSAP per quelli che sono all'interno della zona industriale e con la SAC per quanto riguarda quello che attraversa la zona aeroportuale. Quindi confidiamo che entro fine settembre ultimiamo i lavori, perché appunto ci dicono che il tempo sarà buono fino alla fine di questo mese. E restiamo in tema di ambiente, tutela di ambiente, che in questo periodo è alla ribalta della cronaca in tutto il mondo. Ma cosa possiamo fare noi, singole persone, oppure in centri ristretti, per poter intervenire in qualche modo? Il sindaco di Acireale sta cercando di fare qualcosa che è poi costruttiva, cioè regalare borracce agli studenti in maniera tale che le bottiglie di plastica si possano di molto diminuire. Questo lo possiamo fare anche noi, particolarmente con detersivi o altro. Sentiamo. Borracce per tutti gli alunni delle scuole comunali di Acireale, nell'ottica di un progetto di riduzione dell'utilizzo della plastica, principale causa di inquinamento ambientale. L'iniziativa è stata inserita in agenda dal sindaco Stefano Ali, ambientalista convinto, sensibilizzato dalle recenti manifestazioni globali a salvaguardia del pianeta sempre più inquinato e a rischio. La proposta dovrà superare il vaglio dell'ufficio contabile del comune per reperire i fondi necessari all'acquisto delle borracce da distribuire ai ragazzi delle scuole in sostituzione dell'utilizzo di bottiglie di acqua in plastica. Una piccola e significativa rivoluzione, un atto di sensibilizzazione sulle questioni ambientali partendo dai più piccoli, un'iniziativa concreta per formare nelle future generazioni una coscienza ecologista. Vorremmo dare una borraccia a tutti i bambini, anche per dare un segnale di attenzione alla riduzione della plastica e quindi un'attenzione ai consumi, alla riduzione degli sprechi. Si riferisce a tutti i ragazzini delle scuole comunali? Sì, delle scuole, sì, ai ragazzini, perché ma più che l'effetto è l'abitudine, l'idea di pensare a questi aspetti. È solo una delle tante proposte di cui si è fatto carico in prima persona il primo cittadino nel perseguire l'adozione di misure tangibili, tra cui la piantumazione di nuovi alberi e la riduzione di mezzi inquinanti in circolazione. Noi abbiamo già attivato una serie di misure, alcune che sono già in cantiere. Abbiamo previsto la verifica della revisione delle auto. Questo è molto importante perché ci sono auto che hanno che emettono fumi assolutamente fuori dalla norma, e quindi attraverso la verifica della revisione noi possiamo garantire questa. Si riferisce allo stretto controllo. Allo stretto controllo, sì. Secondo punto che già è anche questo in cantiere è la realizzazione della fermata a Cappuccini. La fermata a Cappuccini eviterebbe a migliaia di auto di recarsi quotidianamente da Acireale a Catania, e quindi ridurre lo smog e ridurre le emissioni. Altro aspetto importante su cui stiamo lavorando è la piantumazione di alberi, perché anche questo è importante, quindi riuscire a trovare delle aree, e soprattutto il problema grosso è riuscire poi a garantire la manutenzione degli alberi, perché piantare alberi per farli
per poi non farne manutenzione è un delitto. In questa settimana avremo l'assessore ai lavori pubblici che si recherà a Palermo anche per un altro importante aspetto che è la verifica delle caldaie, perché anche le caldaie, se non sono manutenute bene, provocano danni all'ambiente e quindi anche su questo vogliamo intervenire per garantirne un maggiore controllo. E se ad Acireale si cerca di intervenire, come avete appena sentito, con le borracce, vicino a Acireale si è intervenuto con i salvagenti. Ci riferiamo ai dipendenti della DAC, da diverso tempo è una azienda in crisi che ha anche chiuso, è stata data la cassa integrazione a partire dal 1 di gennaio fino al 31 di dicembre. È già qualcosa. I servizi. A 4 mesi dalla chiusura e non senza tribolazioni per le mancate comunicazioni tra Palermo e Roma che avevano messo in allarme i lavoratori e i tempi di attesa per il varo del nuovo governo, il direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, su indicazione del neo ministro Nunzia Catalfo, ha firmato il decreto di concessione della cassa integrazione per un anno e in conformazione retroattiva per tutti e 100 i lavoratori della DAC, l'industria catenota specializzata nella produzione di stoviglie monouso in plastica, che lo scorso giugno cessò la produzione annunciando l'intenzione di ritirare il dal mercato e di smettere gli impianti. Alla base della decisione dei vertici societari la mancata corresponsione di alcune commesse per un ammontare di svariate centinaia di migliaia di euro sottoscritte con aziende della grande distribuzione fallite. Un concatenarsi di eventi dagli esiti drammatici per il proseguo della produzione dello storico marchio su cui hanno inciso le recenti direttive comunitarie sulla riduzione della plastica. Da mesi senza stipendio e con la chiusura dell'attività i 100 dipendenti DAC, tra loro numerose figure specializzate, hanno occupato per giorni la sede aziendale in segno di protesta coinvolgendo le istituzioni a tutti i livelli. La concessione della cassa integrazione per 12 mesi fa tirare un sospiro di sollievo ai dipendenti messi alla porta che sperano ancora in una risoluzione positiva della vertenza aziendale. In alternativa verranno avviati i percorsi di inserimento professionale attraverso i corsi regionali di formazione. Un ottimo risultato, dice la deputata regionale Angela Foti attraverso una nota d'agenzia, sottolineando un primo intervento per far fronte alla crisi che ha investito l'azienda e che si è riversata sui lavoratori. Giuseppe Patanè, ex dipendente DAC, rappresentante sindacale aziendale della Will Tech, aggiunge. Dopo tante peripezie abbiamo avuto questa bellissima notizia che mi è arrivata direttamente a me e anche da parte della segretaria della ministra Catalfo, dove anche grazie al suo impegno personale e grazie anche alla partecipazione di Angela Foti che ci ha messo molto in contatto con loro, siamo riusciti ad ottenere questa beata cassa integrazione che da tanto tempo che andavamo appresso. Ringrazio soprattutto anche il contesto, ci troviamo qua ad Acicatena, quindi il sindaco di Acicatena, anche quello di Acireale che hanno partecipato per poter riuscire ad ottenere questa beata cassa integrazione. Ora siamo un pochettino più rasserenati nella speranza che ora non ci siano intoppi anche con l'INPS, diciamo, perché ovviamente poi dovremmo avere anche i soldini, no? Tra parentesi. Certo, rimane però il nodo dell'occupazione, 100 persone siete state licenziate, l'azienda non vuole riconvertire, ha detto che non riconvertirà gli impianti per eliminare la plastica e passare a un prodotto, a una produzione alternativa. Su questo fronte mi pare che è tutto fermo. Sì, sì, su questo fronte purtroppo a tutt'oggi siamo fermi perché ancora l'azienda non si è, a parte che si sia pronunciata di non avere più anche le risorse economiche per poter riconvertire, però lo sai, io dico che la speranza è sempre l'ultima a morire, ancora noi siamo attaccati all'azienda fino a fine dicembre, quindi poi vediamo l'azienda che vorrà fare, se dichiarerà fallimento, se non lo dichiarerà, ma penso che in base a quello che loro hanno detto si prospera, c'è un discorso di fallimento. Bene, adesso ci occupiamo di un giovane che nonostante 700.000 anni, parliamo dell'Etna, è appunto ancora molto giovane e come tale fa le bizze e i colpi di testa. Ma cosa sta facendo adesso? Vediamo. Ci risiamo. L'Etna torna a rumoreggiare con un'attività stromboliana particolarmente intensa durante la scorsa notte, dove, secondo quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono susseguite frequenti esplosioni fino a 10 l'ora, così come peraltro documentato dalle spettacolari immagini che ha inviato un turista. Al momento, infatti, tutto avviene dentro una voragine, sebbene la situazione rimanga in totale evoluzione. Nessun problema per eventuali emissioni di cenere che possano interferire
interferire con le aerovie dell'aeroporto Fontana Rossa. Sentiamo il direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, Eugenio Privitera. Ma in questo momento l'attività è concentrata alla voragine, uno dei quattro crateri sommitali. È in corso un'attività stromboliana che ormai va avanti da diversi giorni e che ha costruito un cono di scorie proprio all'interno del cratere. Questa attività dà luogo a lanci di prodotti alti qualche decina di metri che a volte ricadono anche oltre il bordo craterico. Poi questa attività viene accompagnata da sporadiche esplosioni anche alla Bocca Nuova, un altro dei crateri sommitali, e il tutto è completato da qualche fuoriuscita di cenere dal cratere di nord-est e dal degassamento del cratere di sud-est. Ecco, a proposito di cenere, i paesi etnei devono aspettarsi l'arrivo di cenere? Ma in questo momento non è molta la cenere che viene emessa da questo tipo di attività. Quindi in questo momento la cenere viene dispersa immediatamente, ricade proprio sui fianchi dei crateri, però non possiamo mai escludere chiaramente che si possa manifestare un'attività di energia superiore. Anche qui abbiamo avuto una piccola colata lavica che dalla voragine si è riversata dentro la Bocca Nuova, quindi è rimasta confinata proprio all'interno dei crateri, però proprio sono dei fenomeni diversi. Ci sono anche delle scosse in queste ore? C'è qualche piccola scossa, ieri abbiamo avuto un magnitudo 2.8 e sono tutte concentrate sotto i crateri centrali e quindi probabilmente sono legate proprio alla fase di risalita del magma. Nelle ultime ore il tremore vulcanico sembra aver cambiato trend e mostra una tendenza alla diminuzione, però ribadisco, è una tendenza e può cambiare in qualsiasi momento. Noi cittadini dovremmo prendere coscienza che spesso la nostra salute dobbiamo difenderla da noi. E come si può fare? Quello che si sta facendo ad Acireale, a raccogliere fondi per quanto riguarda l'acquisto di un defibrillatore. È un apparecchietto molto piccolo che in alcuni momenti può salvare la vita alle persone e dovrebbe essere in dotazione in tutte le società sportive, nei comuni e dove ci sono comunità presenti. Il servizio. Batte forte il cuore di Acireale, il titolo dell'iniziativa presentata stamani nella sala giunta del Palazzo di Città dall'Associazione Nuova Galatea di Alessandro Coco e dal responsabile delle CSVE, Centro Servizi Volontariato Ateneo, Salvo Raffa, per acquistare e installare un defibrillatore in centro con il contributo di tutti attraverso l'acquisto di questo braccialetto di colore nero con la scritta Acireale, realizzato in silicone, il cui ricavato verrà impiegato interamente per finanziare il progetto e dotare la città di un presidio sanitario salvavita. La proposta coinvolge la cittadinanza e le attività commerciali. In tanti hanno già aderito offrendo la propria disponibilità per la vendita del braccialetto a costo di 3 euro. 900 cinturini sono stati fatti realizzare dai promotori della lodevole campagna per la salvaguardia della salute pubblica. I defibrillatori installati nei centri cittadini fungono da macchinari di prima emergenza in caso di infarto. Anche i vigili urbani verranno coinvolti nel progetto. 9 di loro verranno formati dal personale della misericordia locale. A lanciare l'idea Alessandro Coco dell'Associazione Nuova Galatea, che si è speso in prima persona nel piano di finanziamento per l'acquisto di un moderno defibrillatore che coinvolge tutta la società civile. Un'iniziativa che sposa due idee, quella del senso di appartenenza alla comunità di Acireale, questo braccialetto è semplice, c'è scritto Acireale, e il voler donare ad Acireale un qualcosa di utile che resta e che può salvare delle vite. Con la vendita di questi braccialetti a 3 euro ci sarà tutto un elenco di attività commerciali, ma anche la società dell'Acireale Calcio, i tifosi dell'Acireale Calcio si sono detti pronti a darci una mano. C'è la possibilità per chiunque vuole di acquistare a 3 euro questo braccialetto. Il ricavato, ripeto, verrà interamente utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore della Philips, che in questo momento è il defibrillatore più tecnologicamente avanzato che esiste probabilmente nel mondo, e verrà posizionato in Piazza Duomo, un inizio di un percorso che speriamo possa andare avanti con il continuo, con altri braccialetti di questa manifestazione, in modo da poter creare una seconda posizione e, come è emerso proprio in conferenza stampa, anche dotare il Corpo dei Vigili Urbani di un defibrillatore. Fa parte dell'iniziativa anche la formazione di, in un primo momento, 15 vigili urbani all'utilizzo di questo dispositivo con un corso riconosciuto. Anche il CSVE, Centro Servizi Volontariato Ateneo, ha aderito al progetto. Una finalità sociale, credo che sia uno progetto bello, perché in realtà insieme sposiamo una partita, istituzioni, terzo settore, credo che questa è la strada maestra, la strada
della raccolta fondi, del fundraising, oggi sicuramente permette di fare cose importanti nel nostro territorio. E quando si lavora insieme, si lavora mondo del volontariato, istituzioni, terzo settore, credo che i risultati non possono che essere, insomma attività commerciali, i risultati non possono essere che positivi. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di un'altra realtà negativa che viene un po' dappertutto in tutto il mondo, ma in particolare dalle nostre parti. Ci riferiamo dei furti ai supermercati, coloro i quali li effettuano non si rendono conto che poi gira e rigira siamo tutti noi a pagare gli ammanchi, anche perché le società, le aziende si fanno il conto a fine anno, mettono in cantiere qualcosa di quello che può essere appunto recuperato e chi è che deve pagare? Il povero pantalone che è onesto e che va dentro all'ipermercato o al supermercato. Guardate cosa è successo ai portali. I carabinieri di San Giovanni La Punta ritengono di aver smantellato una piccola banda che nel corso dei mesi aveva effettuato dei furti all'interno di un negozio gestito da un cittadino cinese ubicato nel centro commerciale I Portali. Si tratta di 4 catanesi, 2 uomini e 2 donne, fratelli e sorelle, che si erano resi responsabili di 2 furti perpetrati nei giorni 22 giugno e 6 luglio ai danni dello stesso esercizio commerciale, come dicevamo, gestito da un cittadino cinese. Il commerciante in entrambi i casi si era accorto solo dopo della mancanza di merce dagli scaffali, ciononostante egli stesso avesse poco prima riempito gli espositori, ragion per cui si era rivolto ai carabinieri supponendo di essere stato derubato. La visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del negozio ha consentito agli investigatori di individuare i 4 soggetti che nascondevano all'interno di borse la merce trafugata e che quindi si affrettavano verso l'uscita allontanandosi dal centro commerciale a bordo di una Fiat Punto di proprietà di Angela Anais Fallica, finita in manette assieme ad Agatino e Rosso Fallica, Biagio Andrea Giuffrida e Maria Grazia Giuffrida. L'analisi del video, secondo i carabinieri, fa ragionevolmente supporre che il gruppetto agisse in modalità seriale e infatti ad un controllo più accurato è emerso che le 2 donne vantano numerosi precedenti specifici. E adesso occupiamoci di qualcosa che rende piacevole la vita. Non sono molte, ma ce ne sono alcune in particolare che ci deliziano. Ci stiamo riferendo al gelato, gioia e delizia dei bambini, ma anche degli adulti. Una volta era così normale prenderlo solo nel periodo estivo, adesso si fa un po' tutto l'anno. Perché ne parliamo? Perché quest'anno Catania è punto di riferimento per quanto riguarda il gelato. Vediamo perché. Catania è pronta ad accogliere l'11ª edizione di Sherbet Festival, la rassegna internazionale del gelato artigianale. Dopo Cefalù e Palermo, il più grande festival del gelato artigianale al mondo arriva a Catania con 50 maestri gelatieri provenienti da ogni parte del mondo per vincere il premio Cutò. Quest'anno Sherbet arriva a Catania, sarà la stessa grande manifestazione, vogliamo dire quali le caratteristiche? Sarà la stessa grande manifestazione, forse anche più grande. Quest'anno abbiamo un sacco di novità riservate proprio a questa 11ª edizione di Sherbet. Sherbet è nato a Cefalù ed è cresciuto a Palermo e la novità più importante di quest'anno è proprio questo cambio di location su Catania, perché la filosofia di Sherbet è quella di diffondere un concetto di gelato artigianale, quindi abbiamo voluto portare questo messaggio anche a Catania e ai nostri gelatieri che provengono da tutte le parti del mondo a conoscere anche quest'altra parte di Sicilia. Siamo certi che Catania accoglierà i gelatieri così come Palermo e Cefalù hanno fatto nel corso degli anni. Come da tradizione oramai consolidata da un decennio, anche a questa edizione parteciperanno solo i migliori maestri gelatieri, veri poeti del gusto. C'è chi viene dalla Cina, dalla Bolivia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda e la solita nutrita delegazione di maestri gelatieri giapponesi. Per gli amanti di questo prodotto, che poi sono tutti, quanti gusti vogliamo svelare? Allora, ci sono 50 gusti a banco più uno, 51esimo, che verrà realizzato dai ragazzi della scuola alberghiera di Catania, che ci ospita e dai quali avremo un grandissimo supporto, più altri 48 gusti del concorso. Quindi
Chi volesse accedere all'area VIP avrà la possibilità non solo di assaggiare i 50 gusti del concorso, ma anche gli altri 48, cioè i 50 gusti a banco, ma anche gli altri 48 del concorso. È una cosa incredibile. A proposito dei gelatieri, di questi professionisti, c'è una novità rispetto alle altre edizioni, quale? Allora, i gelatieri quest'anno si misureranno con una formula di concorso diversa, che ancora non sanno e che scopriranno tra poco in conferenza stampa. In pratica a Corredo di Sherbet c'è un premio internazionale che è il Francesco Procopio Couteau. I gelatieri producono normalmente un gelato e vanno davanti a una giuria tecnica la domenica pomeriggio a farsi valutare e a fare assaggiare questo gelato. La novità di quest'anno è che, avendo l'area VIP, dove ci saranno i gusti del concorso già da giovedì, i colleghi andranno a valutare il gelato dei colleghi, quindi il gelato vincitore verrà fuori da una somma di voti dei gelatieri stessi e della giuria tecnica. È una novità assoluta all'interno di un concorso e siamo veramente orgogliosi di testarla su una piazza importante come Catania. Il primo anno ai piedi dell'Etna si svolge alla Villa Bellini, che da domani al 29 settembre si trasformerà in uno Sherbet Village. La grande novità di quest'anno è la Casa del Gelato, l'esclusiva area VIP riservata ai visitatori più esigenti. Dalla Sicilia occidentale, da Palermo Cefalù a Catania, si annuncia una manifestazione più grande delle altre edizioni. Beh, noi abbiamo chiesto agli organizzatori di Sherbet di scegliere Catania per l'undicesima candelina, un compleanno importante alla Villa Bellini, una 3 giorni che sarà un caleidoscopio di colori, di sapori, di gusto. Intanto le 50 bandiere, questo è il primo colore, 50 artisti, maestri gelatieri da tutto il mondo, con tutta la loro cultura, con tutto il senso che sta dietro questa grande arte artigianale, che è quella appunto dell'arte della pasticceria e della gelateria. Ma il festival non sarà solo divertimento e degustazione, sarà formazione, sarà salute, sarà bambini, famiglia, quindi siamo molto molto felici di questo. I gusti sono straordinari, dalla banana rosa al pepe, dalla Bolivia all'Olanda, davvero da tutto il mondo, un'invasione positiva miscellanza di culture, e quindi credo che questo sia un grande evento e noi siamo molto orgogliosi di ospitarla nella nostra città. Hai chiesto che ci sia qualcosa che richiami l'Etna, immagino. Ma noi lo speriamo. In ogni caso abbiamo 2 candidati che sono in concorso, un gelatiere di Acicastello e un altro bravissimo gelatiere di Randazzo, quindi intanto noi ovviamente speriamo che i nostri candidati vadano avanti in questo concorso, che poi premierà l'eccellenza sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della giuria popolare. E allora buon utilizzo sia con gli occhi che con il palato. Occupiamoci adesso di teatro, lo facciamo con l'opera del regista catanese Nino Romeo, Casa a casa, una prova d'amore. Vediamo cos'è. Si intitola Casa a casa, una prova d'amore, l'ultimo lavoro del regista Nino Romeo, che in questi giorni sta mettendo a punto gli ultimi particolari dell'opera che debutterà il prossimo 17 ottobre nella Sala Ceblin di Via Raffineria a Catania. L'opera racconta uno spaccato di vite chiuse, asfittiche, piene di odio, che analizzate anche con un metodo psicanalitico, risultano sulla scena grottesche sino a muovere le risate. Tragedie esistenziali dei tempi d'oggi che si mutano in commedia. I protagonisti sono 2 pensionati poco più che sessantenni, che conducono una vita agiata, ma che odiano i figli e trascorrono la loro vita soltanto in compagnia della televisione e dei social media. Un malo sentire che, come spiega Romeo, si annida in molte case in cui serpeggiano assurde paure, senza invece cercare il confronto. Metteremo in scena mostri e paure, vite asfittiche, piene d'odio, che analizzate anche con metodo psicanalitico, risultano sulla scena talmente grottesche da muovere al riso, tragedie esistenziali che si mutano in commedia. Il malo sentire di questi personaggi è in tanti di noi, anche se abbiamo tentato di rimuoverlo, nasconderlo, sublimarlo, riformarlo o riformularlo. Quando meno te l'aspetti, questo malo sentire viene fuori, violento, sordido, incosciente. Un malo sentire che si annida nelle case, serpeggia, e uscire, confrontarsi è forse una soluzione.
Casa Casa si propone dunque come uno specchio in cui analizzarsi, rivedersi, capirsi. Lo fanno apposta, lo fanno per farmi dispetto. Adesso parliamo di rifiuti, lo facciamo per una realtà che sta diventando anche emergenza. La piattaforma di Belpasso, dove si portano i rifiuti, ha comunicato che per problemi tecnici di manutenzione fino al 27 di settembre non potrà ricevere i carichi provenienti dal comune di Mister Bianco. La Dasti è impossibilitata a poter conferire tali rifiuti, ha provveduto e sta continuando a contattare i singoli utenti che si erano già prenotati, rinviando il ritiro a nuova data da concordare. Ma qual è poi l'aspetto che può diventare negativo? Se le persone continuano a depositare i rifiuti ingombranti, naturalmente si viene a creare una realtà in un paese che non è di quelle che fa piacere vedere. A questo punto ci vuole tutta la collaborazione dei cittadini di tenere a casa i rifiuti ingombranti che avrebbero dovuto lasciare, anche perché si corre il rischio di beccare qualche multa, perché da parte dell'amministrazione saranno eseguiti dei controlli capillari per evitare l'abbandono indiscriminato. Ci fermiamo, la pubblicità. Gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento, come sempre vi ringrazio e vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che avete visto in sovrimpressione. Vi auguro una buona serata, magari in compagnia dei programmi della RAI. Arrivederci. Queste le previsioni meteorologiche di domani, giovedì 26 settembre. Giornata per lo più soleggiata, qualche nube nel settore settentrionale e sull'alto versante ionico potrebbe formarsi nelle ore del mattino e poi del tardo pomeriggio. I venti saranno deboli o moderati da ponente al mattino, con tendenza a ruotare verso il maestrale nel corso della sera. Mari poco mossi, lo ionio da poco mossi a mossi, rimanenti bacini. Le temperature stazionarie sui valori di oggi, tuttavia le massime potrebbero superare i 32-33 gradi nella zona compresa tra il Catanese e il Siracusano. La città più fredda, per quel che riguarda le minime, sarà ancora una volta Enna con 12 gradi.